in collaborazione con... Passano gli anni e le mode cambiano. Ma i tuoi gioielli in oro, argento e le pietre preziose hanno sempre il loro valore. E questo mese ancora di più, perché la Gioielleria Monte Carlo li ritira con un 5% extra sulla valutazione e pagamento immediato. Gioielleria Monte Carlo, via Ghega 19, di fronte al Conservatorio Tartini a Trieste. Onoranze funebri alla Barda. Da oltre 20 anni siamo vicini alle persone con gentilezza, sensibilità e professionalità. Scegli chi ti guida e sostiene in tutte le fasi, tenendo conto delle tue esigenze e nel rispetto dei tuoi cari. Per informazioni chiama il numero 040 77 30 77. Onoranze funebri alla Barda. Accogliere, onorare, custodire. Vecta SRL opera dal 1995 nelle province di Trieste e Gorizia. Ci occupiamo dell'installazione e manutenzione di climatizzatori, caldaie, pompe di calore e pannelli solari. Vecta SRL installa e manutende i prodotti Riello, Viessmann, Fuji Electric e Hitachi. Contatta solo i migliori. Contatta Vecta SRL. Buonasera, buonasera, bentrovati al Caffè dello Sport. Tanti gli argomenti di questo lunedì sportivo, a partire dalla Triestina che ha vinto in quel di Gorgonzola contro la Gian Erminio 1-0, quarto posto blindato per l'Unione, primo gol in campionato del finlandese Vertainen. Per il terzo posto c'è ancora qualche residua speranza, ma bisognerà capire anche quello che farà il Vicenza nelle ultime due gare di stagione regolare. La Triestina intanto tornerà a Rocco finalmente con il Novara questo sabato e si spera naturalmente in un pubblico delle grandi occasioni. E poi ultima partita di stagione regolare prima dei playoff all'Euganeo, partitone contro il Padova in diretta, ve lo dico già da subito su Tele4. Per quanto riguarda la Pallacanestro Trieste, purtroppo una serata amara al Palatrieste, sconfitta contro l'Urania Milano, partitone di Ruzziere Bossi che purtroppo non è bastato. Eravamo sul più 6 a 3 minuti dalla fine, purtroppo la squadra non è riuscita a chiudere la partita, e sconfitta che complica anche un po' la situazione in classifica, perché il quinto posto non è più scontato. Si va a Rieti con l'obiettivo di vincere nell'ultima giornata della fase ad orologio, ma occhio, attenzione a Rimini e Cividale. Vedremo quello che succederà. Al momento meglio non parlare di accoppiamenti, ma toccare ferro e sperare nel meglio per i ragazzi di coach Jamion Christian. È stata anche la domenica della finale di Eurocup della Pallanuoto Trieste al femminile. Il sogno delle orchette si è spento solo di fronte alla plebiscito Padova, che è un po' la bestia nera delle ragazze di coach Zizza, battute 3 volte dalla stessa formazione nell'ultimo periodo. Ma si tratta solo di un primo passo, hanno detto anche da parte della società. Pensate, il Padova ha perso 3 finali di Eurocup prima di vincere a Trieste, tra l'altro in una bolgia, 1200 persone sugli spalti in una piscina, sono veramente tante. Quindi insomma un primo passo, chissà che in futuro non arrivi anche l'alloro europeo nella pallanuoto. Vi presento gli ospiti di questa sera. Con noi Giambattista Domestici, club manager della Triestina, buonasera e bentrovato. Buonasera a tutti. Accanto a lui c'è l'amico Guido Roberti di Radioattività, ciao Guido. Ciao Marco, buonasera. E poi Marco Carretto, assistente allenatore della Pallacanestro Trieste, prima volta al Caffè dello Sport, ben trovato. Buonasera a tutti. Accanto a lui l'amico Francesco Freni di Sport in the City. Ciao Francesco. Ciao Marco, buonasera a tutti. Allora, partiamo dalla Triestina nel racconto cinematografico del nostro Umberto Bosazzi, prestato al calcio. Sentiamo come si è sviluppata la gara.
Gente che va, gente che viene. La battuta, tratta dal film Grand Hotel, ben si adatta non solo alla gara che oggi ha visto la Triestina vittoriosa in trasferta contro Gian Erminio. Non è la prima volta nel corso di questo campionato che la partita viene decisa dalla rete di un giocatore entrato in sostituzione. Stavolta è toccato a Vertainen e il gol, infilato nella rete avversaria al 32esimo della ripresa, è il primo da quando il finlandese indossa la casacca rossolabardata. Fra l'altro, pure Minesso, cui si deve la assist che ha propiziato la rete, era entrato in campo per sostituire un compagno di squadra. Di per sé la partita non è stata granché bella. Nervose ed attente le squadre, tutto è migliorato durante il secondo tempo, proprio dopo le sostituzioni. Germano su Pavler, Celeghin su Correa, Fofana su Redan e appunto Minesso e Vertainen rispettivamente su El Alzrak e Lescano. Il quarto posto è al sicuro, più tardi si saprà se i tre punti porteranno qualcosa anche in chiave terza piazza. Sabato, stavolta davvero in casa, la sfida contro Novara. Va bene, allora così è andata 1-0 Giambattista, gol partita di Vertainen, tre punti importanti, quarta vittoria consecutiva in trasferta e diciamo un attaccante in più in ritmo, no? Perché per un centravanti segnare è quanto mai importante anche mentalmente. Sì, siamo molto felici, io mi ricordo quasi, se non mi sbaglio, all'esordio di Vertainen a Trento, un palo clamoroso da fuori area, dopo ha avuto qualche problema, qualche acciacco fisico, quindi è stato fermato da qualche problema muscolare al rientro, perché era il primo rientro, quello della scorsa partita, ha fatto un gol importantissimo per noi, grande assist di Mattia Minesso che è andato in cielo, il nostro grillo. Ha saltato più dell'avversario che era a sua volta più alto di lui e quindi è stato un gol di squadra. La squadra è una squadra importante, l'ha dimostrato anche e specialmente nel secondo tempo quando sono entrati i sostituti e si è visto che la rosa è una rosa di spessore e di qualità che può fare la differenza. Ricordo anche che dà ancora più lustro al risultato che la Gianna Erminio arrivava da 9 risultati utili consecutivi e il dato ancora più eclatante è che erano esattamente 7 partite che non subiva reti, quindi questo dato per noi è ancora più importante, questo ci dice quanto difficile sia il campo di Gorgonzola e quanto importante, specialmente in questo momento, sia stato questo risultato per noi. Tra l'altro capacità di cambiare la partita anche con chi si alza dalla panchina, perché c'è stata la soluzione per Vertainen, è entrato Minesso, giocatore assolutamente recuperato in questa seconda fase di campionato, ma aggiungerei che ha dato una gran mano anche Fofana a centrocampo in quella fase di interdizione, poi per tenere anche la squadra molto alta nel secondo tempo. Beh, questo è il bello degli sport di squadra. Nessuno è in panchina, c'è una rosa e chi entra ha dato il massimo, c'è stata un'ottima lettura anche da parte dello staff tecnico, nel secondo tempo c'è stato qualche piccolo aggiustamento tattico che ha reso la squadra molto più coperta a centrocampo rispetto al primo tempo, perché ripeto, la Gianna comunque è una squadra molto temibile e si è vista la qualità della rosa, questo è il vero concetto di squadra, di team, quindi siamo molto felici perché la squadra si è espressa come squadra, come team. Guido, squadra che ha faticato in casa, poi 4 vittorie invece in trasferta consecutiva, un segnale importante in vista dei playoff dove le partite bisogna vincerle e bisogna essere capaci, no, di fare il meglio anche lontano da Rocco, perché Rocco torna e poi ne parliamo. L'argomento forse più sentito di questa puntata è proprio questa attesa del ritorno a Rocco, però effettivamente, come hai detto tu, i numeri dipingono una stagione strepitosa della Triestina fuori casa. Abbiamo fatto 37 punti fuori casa, che sono gli stessi del Mantova, e quindi pensare che il gap è stato costruito tutto tra le mura amiche, e secondo me conta tanto anche questo esilio forzato, non per responsabilità, ricordiamolo ancora una volta, della società triestina, ma dei fatti attinenti purtroppo ai lavori malfatti allo stadio Rocco, e conta tanto, il gap si è creato lì, la squadra è riuscita a superare quella crisi di risultati, in parte anche di identità, maturata tra gennaio e febbraio, ultimamente mi sembra di vedere anche un po' di frenesia, ho già visto un primo SMS un po' troppo severo,
la sconfitta con la Virtus Verona, la vittoria di ieri a Gorgonzola, sono partite che chiaramente fanno storia a sé ed è classico in questa parte finale di campionato avere anche sorprese. Le motivazioni le fanno da padrone indubbiamente, però ecco, da qui a dipingere nuovamente il disastro dopo la sconfitta con la Virtus e a esaltare troppo il successo di ieri ce ne passa un po'. Ci vuole come sempre un po' di equilibrio, capire che nel complesso la stagione è assolutamente positiva, al di sopra delle aspettative. Non dimentichiamoci dove eravamo un anno fa eravamo a sperare di non avere il distacco per poter disputare il playout, a sperare di non retrocedere direttamente, siamo arrivati all'ultima giornata, sì. A sperare di sopravvivere. Ora abbiamo davanti la possibilità di tornare al Rocco, abbiamo davanti una società che sta facendo investimenti importanti e ne farà altri che sono propedeutici poi per lo sviluppo di un progetto sportivo. Sul campo la squadra si sta impegnando e ha vinto su un terreno, quello di Gorgonzola, che era, come diceva Giambattista, inviolato da parecchio tempo e dove il campionato era di fatto finito, perché su quel campo ci aveva rimesso le penne il Padova, favorendo poi di fatto la chiusura del campionato a favore del Mantova. Abbiamo parlato di attaccanti, Guida, ma c'è anche il tema portiere, ieri determinante, e non è Matosevic. E non è Matosevic, io ho sempre grande stima e rispetto per il ruolo del portiere, un ruolo difficile, un ruolo molto più difficile quello del secondo portiere, quello che viene in qualche maniera decretato come la riserva ad inizio stagione. Sono dell'idea che deve esistere la gerarchia a livello di portiere, non mi sono mai piaciute le alternanze e quindi è difficilissimo il compito che in questo caso ha e aveva Giuseppe Agostino. Farsi trovare pronti nel momento in cui si è chiamato una partita con questa responsabilità, come sul campo della Gian Erminio, è un grandissimo elemento anche per far capire quanto il gruppo ci sia a livello mentale. Anche perché in un altro ruolo magari fai una partita X, passa, il portiere viene subito massacrato. No? Però mi è piaciuta, per esempio, è passata un po' più inosservata rispetto alle parate, ma ha fatto un'uscita di grande personalità, era nella parte conclusiva del primo tempo, con il pugnone al limite dell'area di rigore, quello da sicurezza all'intero reparto difensivo. Quindi il fatto che sia entrato così, abbia salvato prima e dopo il gol da difendere poi il risultato, è un elemento importante per la squadra, per il gruppo intero, dà anche l'esempio a quelli che magari in quei minuti devono ritagliarsi un ruolo. L'hanno fatto ieri Minesso, l'ha fatto Germano, l'ha fatto Celeghin, che è entrato al 90esimo, e l'ha fatto anche il portiere. Certo, prima di passare al basket, alla Pallacanestro Trieste, la sfida contro l'Urania Milano, volevo dare solo subito 30 secondi di tempo a Giambattista Domestici. Gara contro Rovara, si torna a Rocco, prevendita, possiamo già dire qualcosa, così lanciamo anche agli amici da casa l'appuntamento del rientro allo stadio dedicato al Paron. Si torna a Rocco, finalmente si torna a casa, l'abbiamo aspettato molto questo momento. E sì, la prevendita è già iniziata, domani annunceremo un'altra iniziativa dedicata agli abbonati di quest'anno e siamo felicissimi di poter tornare a casa, siamo felicissimi di tornare in un campo idoneo e degno della Triestina in questo momento. Benissimo, basket, ci riviviamo la partita con gli highlights della telecronaca che è già andata in onda su Tele4 oggi alle 13.55, andrà ancora domani sera alle 21. Passiamo dunque al basket, Pallacanestro Trieste, Urania Milano, tiratissima vittoria nel finale degli ospiti, vediamo com'è andata. Reyes come una piovra, lo recupera e si proietta in attacco, spalla a canestro con Poz, la virata e poi dentro Justin Reyes. Candussi fra due avversari, prova un semigancio, viene fermato dal diretto avversario, post conclusionato in questa situazione. Montano prova la tripla da casa sua, Montano pari 22 dopo i primi 10 minuti. Ora Beverly vorrebbe il pallone, gran duello lì con Reyes, che in qualche modo poi viene battuto da Beverly, che va rovesciato. Fuori c'è Menalo, anche lui ad sostenere l'azione d'attacco del compagno. Bossi fino in fondo, Stefano ha importanza perché non segna Menalo, qui si fa recuperare una palla da dietro da Lupusor, beffatissimo Bonaccini. Ora pick and roll centrale, sempre lì, un po' troppo prevedibile il pallone, poi finisce da Menalo per l'inchiodata. Bossi recupera rimbalzo, va in contropiede, cost to cost, scarica Reyes a canestro, Trieste 30
Milano 26, massimo vantaggio Trieste più 4. La circolazione a premiare Amato, Landi ancora dalla lunghissima distanza, Aristide. Uscita, poi Bossi recupera palla e va in contropiede a segnare senza alcun problema. Gran partita fin qui di Stefano Bossi. Parità dopo 20 minuti al Pala Trieste. Trieste 43, Milano 43. Ferrero che va di mano sinistra nell'angolo. De Angeli, Ruzier deve prendere il tiro da tre punti. Sulla parabola, sulle mani, su tutto il palazzetto. Trieste 53, Milano 50. Atmosfera playoff questa sera al Pala Trieste. Difficile, De Angeli nell'angolo, Bossi da tre punti, Stefano Bossi. Montano contro Menalo, prova a servire Beverly, ce la fa, pari 65, ultimo quarto, tutto da gustare. Scaglia il tiro a bersaglio, Amato, gran canestro da tre punti, parità che poi se ne va, l'uscita di Reyes, nell'angolo ci sarebbe Brooks per la tripla, bersaglio di De Angeli, lo mette in difficoltà con due secondi al termine. Ruzier deve prendere questo tiro sulla sirena. Michele Ruzier. 80-74, 6 di margine per Trieste. Severini, Ruzier alza le mani contro Pozzo e prova a bloccarlo, c'è fallo, sì c'è fallo, non si discute, quinto fallo purtroppo di Michele Ruzier. Trieste perde un assoluto protagonista, uno contro uno, spalla contro petto nell'angolo, c'è Severini per la tripla a bersaglio. Amato contro Candussi, deve forzare, Amato prova la tripla, la segna, glaciale Amato, ha la possibilità di portare i suoi compagni sul più 3 esterno. Fischi del pubblico. Dentro anche il secondo, 2 su 2, Amato perfetto. A terra Brooks, recupera in qualche modo Reyes, finta il tiro da tre punti, poi arretra, rischia i passi Reyes, il tiro lo sbaglia. Secondo libero a bersaglio, più 3, Milano, 2 secondi, Menalo, rimessa, Ferrero, deve tirare, non ce la fa. Sbaglia Ferrero, rimbalzo dell'Urania, finisce qui, vince Milano, Trieste 84, Urania Milano 86. Devo dire che fa male anche il giorno dopo a rivederla, Marco Carretto, perché dopo quel mio ultimo sgolamento su Ruzier, sembrava in un binario la partita, soprattutto a livello di inerzia, perché 6 punti nella pallacanestro e nella pallacanestro in generale non sono tanti, ma l'inerzia del gioco sembrava in mano a Trieste. Sì, sicuramente Michele ci stava dando, al di là di quello che ci dà in tutte le partite come ritmo, playmaking, e ci stava dando anche dei guizzi in attacco e dei canestri, che forse è stata una delle sue migliori partite in assoluto del campionato. Probabilmente anche a livello emotivo e morale un po' l'abbiamo sofferta come mancanza per gli ultimi minuti. C'è da dire che siamo una squadra comunque che ha 10 giocatori veri adesso, con alcuni acciacchi, alcuni problemi, e dobbiamo poter sopperire anche a questo. Ci sono stati sicuramente delle sviste difensive e soprattutto poca attenzione magari a dove voler andare in attacco negli ultimi possessi, perché al di là di tutto 6 punti nella pallacanestro oggi in 3 minuti e mezzo sono un divario comunque troppo corto per poterlo considerare un gap. Non era un'ipoteca, no? Ma era una sensazione. L'inerzia stava andando assolutamente in quella direzione, e ci stava andando molto anche con l'energia che ci stava dando Michele, obiettivamente. Questo è appunto uno dei punti su cui noi dobbiamo fare un passo in avanti come consistenza, nel senso che questo killer instinct nei finali di partita è una cosa che ci è mancata anche in altre. Di punto a punto dobbiamo sicuramente essere più bravi a partire da noi come staff, organizzazione tecnica, a diciamo quello che è l'aspetto disciplina, giocatori in campo per avere più riferimenti, e al tempo stesso sì, le energie sono forse oggi nello sport come la pallacanestro la cosa più fondamentale, e quelle emotive che ci ha dato Michele nella partita di ieri erano insostituibili in quel momento. Marco, è arrivato un messaggio abbastanza critico, credo, su quell'azione, diciamo dopo il time out, credo il tiro di Reyes in arretramento.
era disegnata così, si voleva andare da lui, ci racconti un po' anche qualcosa di tecnico, diciamo. Ma sai, noi nei time out adesso non possiamo avere una sola opzione di ringresso nel gioco, chiaramente giochiamo contro gli avversari che sono lì per negarti quelli che possono essere le prime opzioni. C'erano per più noi, possibilità. Certo, diciamo. Per noi, okay, diciamo, dare la palla in mano a Justin nei momenti importanti è sicuramente uno degli obiettivi. È chiaro che lui è molto bravo in tante situazioni a crearsi il tiro anche da situazioni statiche, situazioni ferme. È ovvio che in una posizione del genere, in cui magari potevamo avere possibilità di mettere la palla in area anche attaccando, soprattutto a posteriori, non era stata la soluzione, diciamo, più idonea e migliore, però Justin è sempre uno dei nostri punti di riferimento a livello offensivo e lo rimane a prescindere da quello che può essere il risultato di un'azione o di un time out che può andare a buon fine o meno, questo sicuro. Ecco. Certo, mi dicevi che tu temevate proprio Amato in questo finale come tipo di giocatore che si è dimostrato proprio un finisher, direbbero nel ciclismo, no? Ci ha massacrati in parte, perché comunque è un giocatore con quelle caratteristiche, nel senso che è un giocatore molto bravo proprio a finire le azioni e in modo spesso anche difficilmente marcabile, nel senso che tira anche, come è successo qui, da marcato e da molto lontano. La stessa cosa ha fatto Montano durante la partita e la stessa cosa comunque nel momento diciamo così decisivo l'ha fatta Poz, per cui è andato a prendere appunto il quinto fallo di Michele, è andato a fare un canestro fondamentale contro Stefano, spalla canestro. Loro come batteria di esterni hanno dei giocatori di assoluto livello e soprattutto con grandissime qualità con la palla in mano. Forse non i migliori in categoria per giocare magari in una squadra di altissimo livello per compagni, però con la palla in mano sono assolutamente pericolosi e velenosi. Noi abbiamo provato durante la partita a cambiare un po' le difese, nel senso che abbiamo alternato situazioni di cambi, soprattutto perché a volte avevamo quintetti comunque grandi che potevano aiutarci a occupare spazi per aiuti in modo migliore. E in alcuni momenti anche facendo delle difese aggressive con il lungo, quelle che vengono definiti degli show, portando fuori la palla, e anche in questo, quando abbiamo portato fuori la palla, il momento in cui il piccolo tornava in recupero, siamo stati puniti due volte da Amato, perché effettivamente è il suo, e in molti momenti della partita non l'ha fatto. Noi in questo potevamo avere qualche attenzione in più, soprattutto sull'aspetto, diciamo così, di caratteristica individuale, per cui avevamo chiesto principalmente per lui e per Post di provare, quando ci trovavamo nelle situazioni di fine tempo, di portarli sulla scelta di andare in arresto e tiro a destra, che gli viene un po' meno naturale che a sinistra. Però è chiaro che loro poi sono giocatori che lo fanno, certo, da sempre, lo fanno anche contro difese forti, quindi sono anche abbastanza abituati poi a sbilanciare, a cercare il loro ritmo. Certo. Francesco, purtroppo sconfitta che complica anche la questione classifica, potenziali accoppiamenti, perché eravamo, diciamo, quasi certi ormai di questo quinto posto, che purtroppo ora certo non è. Complice anche degli exploit di chi sta dietro, poi vedremo anche un servizio su Cividale realizzato dalla redazione di Udine di TV12, che fa parte del gruppo Media Nord-Est. Sì, guarda, mi ricordo un anno fa eravamo qui a far calcoli sull'ultima giornata di campionato, poi calcoli che non si sono realizzati, è andata come è andata, per cui rimane sempre molto pericoloso cercare di prevedere quello che può succedere. Certamente Trieste punta al quinto posto per i motivi che ormai abbiamo analizzato in lungo e in largo in queste ultime settimane. Certamente in questo momento non può ambire a nulla di più del quinto posto, con la vittoria di ieri di Verona. A due giornate dalla fine aveva due cartucce da spendere, ne ha soltanto una, quindi deve esclusivamente andare a vincere a Rieti e porsi al sicuro. Sperando poi di giocare con Rieti, tra l'altro. Sì, appunto. Beh, se Trieste vince con Rieti, poi Rieti per arrivare terza o quarta dipende dal risultato di Torino a Verona, okay, per cui anche lì tutti dipendono dai risultati degli altri. Certo. Se Trieste dovesse perdere, a quel punto può arrivare quinta, se Rimini e Cividale perdono, circostanza che
visti gli impegni di entrambe. Tra l'altro Rimini va a giocare all'Allianz Cloud contro l'Urania Milano, per cui comunque non l'avrà facilissima. Certo. Cividale invece ha un impegno ben più facile, è abbastanza probabile che Cividale raggiunga Trieste, in caso di sconfitte di Trieste ovviamente, facendo tra l'altro filotto 10 su 10 Cividale in questa fase orologio. Io non invidio chi incontrerà il primo turno Cividale nei playoff. Marco, mi ricordo che Cividale sarebbe la prima anche della classifica 2024. Nel 2024 Cividale e Rimini hanno un record di pazzesco. 12 vinte e 2 perse. Tutto pazzesco, da record, diciamo, da Trapani, diciamo così. Prego. Sì, in ogni caso, se Trieste dovesse appunto perdere, dipende cosa faranno sia Rimini che Cividale. Se vincono entrambe, Trieste è settima. Se Trieste arriva a pari punti soltanto con Rimini, è quinta. Se arriva a pari punti con entrambe, è settima. Per cui diciamo che il risultato... Sesta. Se arriva a pari punti con Rimini, sì, Cividale, perché cioè, è meglio di Rimini, Cividale, perde Rimini. È peggio di Cividale. Diciamo che il sesto posto a questo punto, dovendo rinunciare al quinto, sarebbe forse quello meno ambito, visto che poi è chiaro, magari lo chiederemo anche a Marco, no? C'è una levata di scudi generale, qualunque addetto ai lavori dei giocatori, ai tecnici, ai dirigenti negano che ci possa essere un calcolo sul giocare a perdere per evitare posizioni dispari, posizioni pari. Mi sembra anche impossibile da credere che un giocatore vada in campo per sbagliare apposta un tiro e perdere una partita. Cioè, per non beccare Trapani. Per non beccare Trapani, okay. Esatto. Chiariamo così, riusciamo di sì, appunto, cioè, nel senso che tutti. Tutte le squadre di testa del girone rosso cercano di avere posizioni dispari per essere nel girone silver e quindi evitare Trapani, e viceversa tutte le squadre di testa del girone verde tentano di avere una posizione pari, appunto per evitare sempre il girone gold e quindi sempre Trapani. Sì, è complessina come sì, no, beh, cioè... diciamo che è complessa anche far calcoli di questo genere, perché non dipende soltanto dal tuo risultato, dipende anche dal risultato degli altri. Certamente ci sono stati nelle ultime settimane dei risultati veramente sorprendenti. Sorprendenti credo non per calcolo, però ci sono squadre di testa che hanno perso partite in maniera abbastanza imprevedibile, imprevista, anche pesantemente. Attenzione, Rimini ha vinto di 20 l'altro giorno contro Udine, a Udine. Tra l'altro Rieti ha vinto anche a Bologna contro la Fortitudo, quindi violando due campi. È una mazza grande, anche con Udine. E anche con Udine, sì, infatti nell'ultima partita. Per cui diciamo che cercare di evitare Trapani in questo momento mi sembra un calcolo anche abbastanza così, lo definirei quasi ridicolo, no? È chiaro che Trapani è la favorita numero uno, tra l'altro Trapani ha perso ieri a Chiusi contro l'ultimo in classifica, e anche questo è un risultato, se vuoi, certo, abbastanza strano. Non fa calcoli Trapani perché è prima ormai da un mese matematicamente, quindi tranquilla, non è sicuramente per calcolo. Però è chiaro, Trieste, tanto per farti un esempio, evitando Trapani, in questo momento avrebbe Torino ai quarti di finale, Forlì in semifinale e una fra Udine e Cantù in finale. È un percorso che, chiaro, eviti Trapani, però devi andare a vincere sicuramente a Forlì, devi andare sicuramente a vincere a Bologna, devi sicuramente andare a vincere a Rieti, sperando che possa farlo già la settimana prossima. Per cui sono calcoli che lasciano sicuramente il tempo che trovano. Bisogna arrivarci poi in finale. Allora, torniamo poi al basket, abbiamo tanti servizi, torniamo sul fronte triestina, sentiamo Vertainen, autore del gol partita subito dopo il match, e poi parliamo chiaramente anche della situazione classifica. Atalanta dietro, Vicenza davanti, chissà che non riesca l'impresa del terzo posto, anche se difficile. Really good. It was important. Sono molto contento, davvero, questo mentalmente è un gol molto importante per me, è il primo e sono convinto che sarà solo l'inizio.
Il primo gol di Vertainen in maglia rossa labardata lascia aperta la corsa per il terzo posto, che qualificherebbe direttamente alla fase nazionale dei play-off. Dietro alla capoclassifica Mantova a quota 79 e al Padova 73 c'è infatti il Vicenza con 65 punti, due in più della Triestina. Per raggiungere la terza piazza, l'Unione, che ha già in tasca il quarto posto in considerazione degli 8 punti di margine sull'Atalanta, deve necessariamente vincere le prossime due partite e sperare in un passo falso dei vicentini. E non sono certo gare qualsiasi. Sabato rientro allo Stadio Rocco con il Novara e domenica 28 aprile all'Euganeo con il Padova, partita che Tele 4 trasmetterà in diretta. Credo che queste ultime due partite rappresenteranno una perfetta preparazione per i play-off. Noi dobbiamo pensare ad andare in campo e vincerle tutte per arrivare poi il più lontano possibile nella post-season. Quanto alle questioni più prettamente tattiche, ha positivamente impressionato l'assetto scelto da mister Bordin per il finale di partita, con 5 centrocampisti più Minesso e il solo finlandese di punta, soluzione che ha permesso alla Triestina di mettere in difficoltà gli avversari in fase di possesso palla e riempire meglio il campo con maggiore imprevedibilità. Sì, certo, l'inserimento di Minesso con 5 uomini a centrocampo è stata la chiave della partita per restare più alti e portare avanti il pallone nei momenti decisivi del match. In attesa di giocare finalmente nell'impianto dedicato al Paron, Vertainen ha sottolineato anche l'affetto di quel gruppo di tifosi che si è sciroppato la trasferta in terra lombarda. Sono molto impressionato dai tifosi, hanno viaggiato 5-6 ore per venire a sostenerci in trasferta. Gli sono molto grato per il loro supporto, per come si impegnano nel tifare Triestina, anche se questa non è stata certo una stagione perfetta. Gli sono grato. Allora, partita con il Novara sabato 18:30, ritorno allo Stadio Rocco, ora vedremo anche qualche immagine di come si presenta. Guido, Novara, intanto partiamo dal punto di vista del match, al di là chiaramente del rientro a Rocco che gaserà sicuramente tutto l'ambiente. Ma Novara è una squadra che ha perso pochissimo nel girone di ritorno, la classifica a dicembre era abbastanza preoccupante per i piemontesi, erano lì e lì con l'Alessandri a giocarsi il penultimo posto per evitare la retrocessione diretta, hanno trovato una discreta quadra, hanno pareggiato tanto e per questo non hanno completato una rimonta, però è una squadra che ha ottime individualità e viene paradossalmente con una certa tranquillità a giocare, perché da un certo punto di vista possono ancora ambire alla salvezza diretta, non tanto per la sest'ultima posizione quanto per il famoso distacco dell'eventuale quint'ultima con la penultima. Vi ricordate che c'è il margine degli 8 punti per evitare play-out. Inoltre non hanno granché da perdere se non forse il fattore campo nel play-out con il Fiorenzuola, quindi verranno per vincere presumibilmente, non per strappare un punto. La Triestina ci arriva più sciolta mentalmente dopo questo successo, si è assicurata intanto il quarto posto, ha creato questo stacco con Atalanta e Legnago. È difficile sinceramente, speriamo di gufargliela un po', ma è difficile oggettivamente che il Vicenza perda una partita contro Trento o Alessandria, soprattutto l'ultima la vedo abbastanza scontata come sfida, perché insomma l'Alessandria non ha veramente più nulla da dire a questo campionato. Il Trento c'ha l'ambizione di fare qualche punto per i playoff, però ecco, in questo momento il pallino del terzo posto è in mano al Vicenza, però l'obiettivo di risultare la miglior quarta è importante in vista dei playoff. Vertainen nell'intervista ha detto: cercheremo di andare il più lontano possibile, questo deve essere proprio il monito per i compagni, l'ambizione della squadra, arrivare il più avanti possibile. Essere la miglior quarta, in questo momento lo siamo, nei tre gironi, vorrebbe dire, per intendersi, in caso di qualificazione agli ottavi, essere testa di serie agli ottavi di finale, il primo turno della fase nazionale, quindi due risultati su tre nella doppia sfida, partita di ritorno in casa, il tutto si interseca poi anche con la famosa disponibilità dello Stadio Rocco, eccetera. Però speriamo di andare il più avanti possibile, speriamo di avere qualche emozione da una squadra che ha le capacità, ha il potenziale per arrivare. Non dimentichiamoci che negli ultimi anni raramente una seconda è salita in Serie B, sono salite terze, quarte, quinte anche, penso alle storie di Palermo, del Cosenza, del Lecco. Questo non per illudere, ma per dire che i play-off sono, come nella pallacanestro, un campionato a sé. Allora, prima di sentire Giambattista Domestici, un frammento del servizio di Umberto Bosazzi che ci dà il quadro dello Stadio Rocco che da sabato notte si presenta finalmente così.
Ora il manto erboso dell'impianto così si ripresenta. Adesso le zolle devono attecchire, anche e soprattutto in vista del match che la Triestina disputerà in casa sabato prossimo alle 18.30 contro il Novara. Si avvia dunque verso la conclusione una vicenda lunga e per certi aspetti ingarbugliata, che spesso negli ultimi mesi ha imposto una riconsiderazione del rapporto fra la città, lo stadio, la squadra e gli eventi musicali extrasportivi che il campo ospita. Ognuna delle 800 zolle, larghezza 1,20 m, lunghezza 8 m, peso 60 quintali, è stata inserita in un apposito macchinario, unico in Europa, provvisto di una sorta di muletto per le emergenze, e poi spalmate lungo lo spazio di gioco quasi a piastrellarlo. La tecnica è utilizzata per gli stadi tedeschi e britannici ed è considerata all'avanguardia. Bene, questo è il punto della situazione, la visione finalmente del Prato a Rocco, anche se mi viene da dire Giambattista, il Prato è importante, ma la cosa importante è quello che sta da un centimetro sotto il Prato a 60 centimetri sotto, cioè quello è l'importanza anche del futuro di quel campo. Sì, il lavoro che è stato fatto finalmente è il lavoro che noi auspicavamo fosse fatto fin da settembre. La società ha tenuto una posizione ferma, sempre pacata ma sempre ferma, e finalmente siamo riusciti a ottenere quello che secondo noi era giusto ottenere per quel campo. La prova del 9 è stata data al momento dello scavo. Quando il campo finalmente è stato scavato, il progetto iniziale prevedeva una quota di scavo X, circa 40 centimetri, se non che quando si è arrivata alla quota di scavo da progetto ci si è accorti, il lavoro di concertazione dell'agronomo di Powergrass, del direttore Castelli e del nostro agronomo Erminio Senigallia è stato effettivamente molto importante ed efficace, hanno constatato insieme che c'era ancora questo strato di circa 7 cm di media di terreno totalmente argilloso che avrebbe completamente inficiato il totale lavoro. Quindi si è riusciti a cambiare, a fare una variazione di progetto. Questa variazione ha comportato la rimozione di circa altri 1000 metri cubi di materiale inerte, in totale quindi si è passato da circa 3500 fino a 5000 metri cubi di materiale scavato, quindi 4000 di materiale compatto, e questo ha fatto sì che si arrivasse alla massicciata pulita iniziale dello stadio Rocco, e quindi sassi puliti, si è tolto anche il materiale che c'era nell'intercapedine, tessuto non tessuto, che ormai era compromesso dalle particelle e quindi impermeabilizzato dalle particelle di argilla, e da lì è iniziata una nuova era per lo stadio Rocco, perché finalmente si è andati a fondo del problema, quindi si è trovata la cura giusta per il fondo del campo. Dopo si è continuato con altri circa 1700 metri cubi di ghiaia, sono stati scavati all'interno della ghiaia i nuovi drenaggi in tubi microforati che sono stati cambiati nel posizionamento, quindi un posizionamento più moderno da orizzontale a diagonale di circa 40-45 gradi, è stato montato un nuovo impianto di irrigazione dell'ultima generazione, dopo altri circa 2000 metri cubi di sabbia a circa 25 centimetri dallo strato erboso è stato posizionato il famoso riscaldamento che consente a questo campo di essere effettivamente un campo che abbia le caratteristiche e della UEFA, le caratteristiche certo. Di un campo UEFA, un campo internazionale. E per ultimo il Prato, dove finalmente è stata posizionata una zolla spessa circa 4,5 cm, la zolla che è stata posizionata è una zolla mista di poa perenne di l'olium, questo perché è una erba, un prato microterma, che significa che fino ai 20 gradi riesce sempre a crescere rispetto alle macroterme tipo la gramigna. È stata fatta questa scelta tecnicamente secondo noi giusta per il fatto che lo stadio, di là del vento e delle temperature di Trieste, lo stadio è molto ombroso e questa porzione importante di ombra, specialmente nel periodo invernale,
anche quella andava a inficiare parecchio la crescita dell'erba, quindi siamo molto convinti del lavoro che è stato fatto. Volevo veramente ringraziare le imprese che sono state coinvolte, certo. È stata una task force incredibile, partendo dagli scavi, dalla movimentazione effettuati dalla Repen, l'impresa appaltatrice, la Power Grass, il posizionamento delle zolle è stato incredibile, quindi tutti insieme, anche qui c'è stato un ottimo lavoro di squadra, di gruppo, e adesso aspettiamo, adesso il palcoscenico è pronto, certo. E aspettiamo i loro attori. Giambattista Domestici è pronto per la laurea d'onore in agronomia, perché praticamente ormai, no, come si dice a Trieste, che ha un mestiere in mano, nel senso che è andato nel tecnico in tutto e per tutto, abbiamo spiegato in maniera... anche di notte, sì, l'ho seguito infatti, giorno su giorno. Ma anche perché si lavorava anche di notte praticamente. Sì, no? A me, allora, è arrivato il messaggio dal dottor Castelli alle 2:38 con la foto... ultima zolla posizionata, quindi un applauso veramente alle maestranze, ai lavoratori che veramente hanno lavorato instancabilmente per questo risultato. Certo, molto molto importante, Guido, e c'è un'attesa palpabile, no? Per tornare allo stadio, per rivedere l'Unione sotto casa, ciapando il bus, come dicono i tifosi dei greghi di una volta, no? Ma io compreso, da frequentatore della Trieste Trasporti, sì, ci vado anch'io in bus spesso, quindi effettivamente sarà un'emozione. Ci sono 4.000 abbonati che non hanno potuto godere per lo più della loro squadra, solamente una parte, una percentuale anche irrisoria, poteva seguire a Fontana Fredda le gesta dei giocatori. Di conseguenza c'è l'attesa e la curiosità di vedere il nuovo Stadio Rocco, ridefiniamolo così. C'è la voglia proprio di ritrovare anche quella socialità da stadio, che poi è un elemento fondamentale, perché per tanti lo stadio è proprio la tradizione della domenica, certo, del, certo, sabato, anche di convivialità. C'è l'occasione di sfatare un po' per l'ennesima volta i tabù relativi a le partite casalinghe della Triestina, quindi c'è tanta fame e la sto percependo nei bar, nei commenti, nei racconti da strada, dai messaggi degli amici, la voglia di tornare, quindi mi auguro che ci sia un ottimo afflusso di pubblico. Sarebbe un segnale importante anche per la squadra in vista poi dei playoff, dove i primi turni almeno si giocheranno sicuramente a Rocco. Qualcuno domanda dove si giocherebbero eventualmente i primi turni, sicuramente a Rocco, poi diamo un'altra honoris causa a Giambattista, se spiegherà un domani. Vediamo nel prossimo, ci torniamo su questo. Andiamo a sentire Stefano Bossi in sala stampa, un Stefano Bossi che insomma abbiamo visto nella sua versione probabilmente migliore nella partita di ieri, gioco forza nell'ultimo periodo, anche l'assenza di Filloi, nella partita precedente anche di Brooks, che ieri ha giocato alcuni scampoli di partita, ma più spazio. Bossi si è comunque mostrato pronto a dare contributo. Sì, sono parzialmente contento, in primis per la salute, perché mi sento bene dopo diversi mesi. E oggi purtroppo ci è mancato quel fosforo in più, soprattutto negli ultimi possessi, offensivamente e difensivamente. Mi dispiace perché appunto nonostante le assenze eravamo riusciti a fare una buonissima partita per più di 30 minuti. E dopo, come ha detto anche Michael prima, un paio di possessi di talento da parte loro e noi non siamo riusciti a concretizzare, la partita poi è andata dalla loro parte. Quando inizia a far caldo, inizia il clima playoff, già a Trapani appunto si è visto, non so lo score di noi triestini a Trapani, però comunque abbiamo un qualcosa in più che ci traina, come diceva anche prima il coach. Oggi, quest'anno, non bisogna nascondersi, perché mi piace dire le cose come stanno. Ci sono stati diversi diverbi, contestazioni da parte della curva, da parte anche della tifoseria. Oggi c'è stato veramente un bel ambiente. Sulla tripla dei Roots mi è sembrato di rivivere emozioni di anni fa, dove il campo era veramente caldissimo. Quindi in questo momento dobbiamo cercare di fare quadrato e sono certo che anche chi è un po' indietro in forma, chi rientra adesso durante i playoff, riuscirà a rientrare e dare quel contributo da leoni, cioè nel senso abbiamo bisogno di qualcosa in più anche dal punto di vista agonistico. A me era stato attribuito una mancanza di agonismo nei mesi scorsi, il motivo principale era che non mi sentivo molto bene fisicamente, quindi anche quel passo in più, quella pettata in più, facevo fatica a darla.
questo è, posso parlare così anche per Lodo, quindi Lodo e Michele. Queste le parole di Bossi. Coach Carretto, quanto è importante Stefano a pieno ritmo, a pieni giri del motore, diciamo così? Ma adesso per Stefano devo dire è sempre stato importante, perché comunque un ragazzo di queste qualità, sia tecniche che umane, quando non era al 100% è sempre stato estremamente positivo, quindi l'importanza va anche al di sopra dell'aspetto tecnico. Sicuramente adesso in queste partite l'ha dimostrato, ha un passo per cui riesce anche a creare di più, riesce anche a essere sempre all'altezza a livello difensivo degli accoppiamenti che gli diamo, e sicuramente è uno, diciamo, degli esterni con talento della nostra squadra che ci dà una grande mano, soprattutto in una situazione in cui appunto adesso con Ariel fuori, con Eli che è stato fuori un paio di partite, ha avuto più responsabilità, però lui comunque ha la capacità di essere sempre pronto, adesso l'ha dimostrato anche in Serie A gli anni passati. Sicuramente lui adesso parla di questo discorso di Triestinità, ma loro hanno grande attaccamento, ma hanno grande attaccamento anche perché probabilmente hanno questo senso di rivalsa dalla retrocessione, certo, che c'è stata l'anno passato, quindi sicuramente erano tutti e tre presenti e hanno voglia di riscatto, però è lo stesso che hanno anche altri, che chiaramente probabilmente ora sono nella condizione in cui poteva essere lui qualche settimana fa, di far fatica, perché comunque abbiamo avuto una situazione infortuni che ci ha condizionato e purtroppo si è visto, secondo me, nella differenza che abbiamo avuto tra la partita di Vigevano, in cui non è stato per una qualità degli avversari, è stato per una grande brillantezza nostra, e alcuni sprazzi della partita di Milano, noi facciamo fatica ad avere magari un po' di continuità, e invece questo, diciamo, suo momento di forma fisica, se fosse quello di tutti quanti, probabilmente ci darebbe questa continuità che adesso stiamo trovando un po' a singhiozzo. Certo, anche perché Francesco, è importantissima la partita di Rieti, ma è forse ancora più importante ritrovare i Vildera, i Brooks, i Filloi per dopo giocarsi i playoff. Beh, con un organico pieno. Quello è assolutamente fondamentale, anche perché i mesi di assenza di Reyes hanno costretto a trovare, prima cercare e poi trovare nuovi equilibri all'interno della squadra per riuscire a sopperire ai numeri che da solo Reyes riusciva a generare. Come rendimento, la staffetta creata per sostituirlo talvolta non è stata né tecnicamente né magari neanche fisicamente all'altezza della situazione. In ogni caso si sono trovate delle soluzioni che magari potranno tornare utili anche ora, dopo il rientro di Justin Reyes, però è chiaro che quando ti rientra Justin Reyes e perdi altri due giocatori fondamentali, sei sempre alla rincorsa poi di soluzioni alternative, di soluzioni per riuscire a sopperire. Ad esempio ieri Vildera assente, comunque una buona batteria di lunghi da parte dell'Urania, che è ben dotata non male. Esterni, ma anche sotto canestro sono comunque ben strutturati. Menalo è stato utilizzato a lungo e io credo fuori ruolo, cioè lui non è un centro, non è il giocatore preso per sostituire Vildera nel ruolo di Vildera, è più un esterno che ha dovuto fare a sportellate con giocatori ben più strutturati dal punto di vista fisico di lui, non di centimetri, perché comunque è un 2,05, no, mi sembra, però effettivamente si vedeva che è un giocatore che quando parte da esterno o quando può iniziare le sue azioni proprio da lontano al canestro, si trova molto più a suo agio rispetto a dover combattere nel pitturato. E quindi in questo momento si stanno cercando probabilmente delle soluzioni tampone, delle soluzioni temporanee, che a questo punto non so a quanto a lungo dovranno durare, perché certo. Non ma si sa bene. Ma infatti tanti messaggi, no? Se puoi sapere come sta Vildera, ce lo dite, c'è il caso Vildera e Filloi, si può dire qualcosa? Adesso non voglio metterti in difficoltà lo staff medico, ma per capire, anche perché in particolare Vildera ha fatto forse la fase di campionato, azzarderei forse migliore anche della sua vita a livello statistico, no? Ha dato una mano importante a Trieste proprio nel momento in cui Trieste era
priva di Reyes era in difficoltà tout court, diciamo così. Sì, sì, assolutamente no. Wilde ha trovato sicuramente spazi e responsabilità ed è stato bravo a farsi trovare anche più di quello che è stato forse la sua abitudine in altri momenti, pronto. E tra l'altro ha fatto anche sorridere che ha vinto il premio di miglior giocatore di marzo giocando soltanto una partita, è stato buffo come LNP, però al di là di tutto ha fatto un febbraio di altissimo livello e anche lì è stato sfortunato con due problemi fisici, adesso era in piena ripresa, anche oggi ci siamo allenati insieme ed è praticamente a posto, dobbiamo soltanto fargli riprendere il ritmo campo, quindi adesso avrà questa settimana per riprendere, diciamo così, quello che è il gioco agonistico, però per tutto il resto lui è recuperato. Non dobbiamo chiaramente correre, nel senso che l'obiettivo è arrivare a star bene i primi di maggio. L'obiettivo sarebbe forse, adesso siamo veramente a inseguirlo in tutti i modi, anche quello di arrivare con un equilibrio i primi di maggio, perché un conto chiaramente avere tutti i ragazzi sani in campo, un conto avere tutti gli equilibri giusti in campo. Questo sarà, cioè, diciamo, la nostra sfida. Ariel è un pelino più indietro, adesso ancora i tempi non li ho precisi se ricomincerà questa settimana o meno, però non è un problema diciamo di lungo degenza assoluta. Lo stesso Brooks è stato molto generoso lui, perché non si era allenato per nulla durante la settimana e diciamo clinicamente risultava essere a posto, però non aveva fatto allenamenti, quindi chiaramente ha messo una tripla importante. Poi c'è da dire che tante persone, soprattutto tanti giocatori americani magari nelle sue condizioni, fanno un pochino diffidenza nel giocare quando non sono perfetti, perché ci sono quelli che guardano, cioè, anche a statistica. Lui non tira i remi in barca, assolutamente. Lui è un ragazzo che anche per i compagni è un super disponibile, infatti l'ha dimostrato anche ieri di giocare i suoi 14 minuti nel momento in cui avevamo bisogno e l'ha fatto assolutamente in maniera positiva e disponibile. Bene, quello che diceva Francesco è importante, cioè Menalo utilizzato, diciamo così, anche in situazioni diverse da quello che è il suo ruolo, anche se in realtà io devo dire un giocatore che non gioca da un anno e mezzo deve entrare in campo e dire do tutto per dimostrare che sono ancora un giocatore, un agonista, no? Perché lui ha sofferto la Virtus, evidente. No? Ma io penso che lui abbia imparato anche tanto in Virtus, nel senso che me lo ricordo come era due anni fa e giocava, dico, da protagonista alla Stella Azzurra, però giocava in maniera molto istintiva e ha sistemato alcune cose sicuramente da un punto di vista tattico, perché comunque è stato in una scuola probabilmente la migliore o tra, certo, le migliori, certo, in Europa, e è stato l'anno scorso con Scariolo, quest'anno con Banchi, ha fatto quasi due anni pieni. E, diciamo, a studiare e a far pochi esami, quindi adesso sicuramente ha molta voglia di giocare. E la difficoltà per quello che è lui chiaramente è proprio trovargli la sistemazione tecnico-tattica, perché è un ragazzo che probabilmente ha le prospettive di diventare un giocatore di alto livello come esterno. Questa categoria qui, gli esterni spesso sono piccoli, rapidi, quindi gli accoppiamenti a volte non sono, cioè, semplicissimi. Sì, ma è ancora un bellissimo prospetto, e però nonostante questo devo dire che ha già, per l'atletismo che ha, che quindi gli permette di arrivare mezzo secondo prima su una ricezione, arrivare mezzo secondo prima su un aiuto, comunque ha un atletismo che veramente concede delle a volte sviste a cui rimediare, a volte quel mezzo passo in più riesce a prendere la palla dove gli altri non arrivano, di essere già concreto, quindi certo. Dobbiamo riuscire a metterlo. È stato bravo perché è arrivato senza, proprio con zero allenamenti, ha fatto partita a Trapani, anche lì accoppiandosi con chiunque, con Ali Begovic o con chi altro, e ha dato una mano subito, e adesso sta entrando nei meccanismi un pochino delle prime scelte difensive che abbiamo fatto in questa settimana e di un sistema offensivo che comunque lo riesce a coinvolgere, quindi credo che possa darci ancora una mano e penso, sono convinto che sia un ragazzo di una prospettiva sicuramente di alto livello. Certo, anche perché a livello di pallacanestro, Francesco, sarebbe bello giustamente anche parlare di prospettiva e magari anche di ipotesi tattiche con un giocatore del genere in futuro, di un quintetto, sì, con lui da tre, con Reyes, con un lungo, cioè
quelle cose che tra l'altro piacciono molto ai triestini perché ricordano un po' Tanjevic, no? Come possibilità. Esatto, no? Per quanto 22 anni per Tanjevic era già un giocatore affermato. Sì, era già uomo. Parlare di giovani ora, parlando di giocatori di 22-23 anni, fa un po' ridere pensando a quello che considerava giovane Tanjevic. Però sì, è vero, a me piacerà quando rientrerà Vildera, primo perché rientrerà Vildera per tutti i motivi che abbiamo detto adesso, però il giorno della presentazione di Menalo lo ha fatto capire Jamion Christian, potrebbe anche capitare di vedere un quintetto clamoroso, perché assolutamente inedito in questa stagione, con Vildera, Candussi, Menalo, Reyes e una guardia in campo. Lo ha detto lui, è effettivamente in determinate situazioni di partita contro determinate squadre ben attrezzate dal punto di vista fisico, con un Menalo che abbiamo visto ieri nei cambi difensivi quanto più reattivo era sulle guardie rispetto a, ad esempio, un Candussi che ha sofferto tanto l'argento vivo con cui si muovevano sia Montano che magari un po' meno mobile Amato, però esiziale in quello step back e il tiro da fuori, quando era marcato da Candussi è andato quasi sempre a segno. Menalo ha dimostrato di essere molto reattivo, quindi questo tradunion fra i lunghi di ruolo e gli esterni potrebbe essere un giocatore fondamentale. Tu parli di prospettiva, lui è in prestito oneroso dalla Virtus quest'anno. Io credo che sia la Virtus a considerarlo un prospetto per il futuro, non lo so cosa succederà, non lo so quali siano gli accordi fra la Pallacanestro Trieste e la Virtus. Certo è che cominciare a investire su giocatori di questo genere per il futuro, sia che sia A2, sia che sia Serie A il prossimo anno, potrebbe essere una mossa assolutamente strategicamente. È arrivato un messaggio che mi piace commentare, perché uno scrive: Bodiroga a 18 anni era un fenomeno, vero, ma a Trieste, se ci fossero stati i messaggini nel Caffè dello Sport, ci sarebbe stato qualcuno che lo contestava, perché mi ricordo che succedeva anche questo. Quindi, insomma, mai pace su questo fronte in questa città. Giambattista, andiamo a sabato, Novara, abbiamo già detto la prevendita è partita. È una partita importantissima sotto tanti punti di vista, anche per ritrovare una connessione con il pubblico che non è mai mancata, ma è stata una stagione difficile per tanti motivi, quindi è importante sotto tanti punti di vista, non solo sportivo. Certamente, innanzitutto veramente un grandissimo grazie a tutti i tifosi che ci hanno seguito. Purtroppo anche chi non ci ha seguito vogliamo ringraziare anche loro, lo capiamo benissimo, ribadiamo, noi siamo stati vittime anche noi della situazione e abbiamo cercato di fare il massimo per sopperire a tutto, non ci siamo mai scomposti, abbiamo sempre guardato, ha tenuto la barra dritta. Ringraziamo moltissimo i tifosi, vedere quando con le migliori stagioni anche dal punto di vista climatico, vedere mille persone da Trieste arrivare fino a Fontana Fredda, per me era una cosa incredibile, è una cosa incredibile. I tifosi triestini sono incredibili, li aspettiamo veramente tutti allo stadio, perché veramente abbiamo bisogno del vostro sostegno. Fateci sentire il vostro sostegno, perché per noi questo ritorno al Rocco è importantissimo e lo sentiamo tantissimo dal punto di vista proprio emotivo, perché non vedevamo l'ora di questo momento. Certo. Guido, dove si vince con il Novara? Poi parliamo anche di Padova. Si vince con la libertà della mente, proprio perché la Triestina a questo punto del campionato e anche di prospettiva, in vista di quella che può essere la costruzione della squadra del prossimo anno, deve essere libera di esprimere il suo calcio. A Gorgonzola è stata una gara cambiata con i cambi nel secondo tempo, perché si è trovata la chiave, serviva un quinto centrocampista per schermare la Giana e andare a in qualche maniera controbattere una squadra piuttosto tignosa. Il Novara è una squadra, lo ha scritto anche qualche spettatore, che ha la pareggite, perché in realtà esprimono un calcio che ha dato la priorità nel girone di ritorno alla fase difensiva, la fanno abbastanza bene, per cui la Triestina deve essere serena, consapevole che nei 90 minuti anche chi entra dalla panchina può ribaltare le sorti di un incontro, è ambiziosa, insisto con questo termine, per cercare di essere la miglior quarta e dare maggior senso ai playoff. Quindi
entrare in campo con molta serenità. Non credo che ci sarà pressione da parte del pubblico, perché mi pare di vedere che da un lato c'è chi strenuamente sostiene la squadra e concorde su questo obiettivo di arrivare il più avanti possibile, qualcuno è logicamente più diffidente e sostiene che un posto valga l'altro. Secondo me no, secondo me ogni posizione ha un suo privilegio, per cui mente libera e si può battere il Novara. E via andare. Allora, volevo vedere ancora un servizio, quello sulla sul straordinario ruolino di marcia di Cividale, squadra della regione che ha stupito tutti, è partita per salvarsi, ora è in zona playoff. Il collega Giovan Pietro di TV12, TV che fa parte del gruppo Media Nord-Est, vi segnala alle ore 19 il TG regionale, ormai non c'è più solo quello legato a Trieste e Gorizia, ma anche quello regionale, ha realizzato questo servizio dopo l'ultima vittoria di Cividale. Lo canta il pubblico, sarà ancora Serie A. Cividale scrive un'altra pagina di storia in una cornice davvero fantastica. La squadra di coach Pillastrini, in tripudio a fine gara, conquista la nona vittoria di fila su altrettante partite nella fase a orologio. Si salva e, complice il format di quest'anno, contestualmente si qualifica ai playoff, probabilmente da settima, ma il piazzamento e l'avversario sono ancora da definire. Un miracolo sportivo se si pensa che qualche mese fa più di qualcuno vedeva la squadra ducale come potenziale retrocessa diretta. Poi il consolidamento nella zona playout, che vittoria dopo vittoria è diventato tutt'altro. Con scalpi importantissimi, vedi Cantù, Treviglio, Torino e perfino Trapani, l'imbattibile, quella che tutti vogliono evitare nella post-season. La squadra friulana si era guadagnata la possibilità di avere due match point salvezza e ha sfruttato subito il primo per non lasciare nulla di intentato contro Casale, che aveva appena battuto Udine. Non voleva sbagliare la web e non ha sbagliato, dandone 25 di scarto ai piemontesi in una partita che non è mai stata in discussione. Alla fine scatta la festa per il presidente Michalic e i suoi ragazzi a suon di foto e autografi per dire "io c'ero". Cividale non smette di stupire, ma conoscendo coach Pillastrini sa di non poter staccare la spina nemmeno per un secondo. C'è la trasferta di Vigevano per provare a piazzarsi sesti e poi i meritati playoff con probabile, anche se molto difficile, incrocio con Udine in semifinale. Guai a fare voli pindarici per le Eagles, ma al momento i numeri dicono che sono una mina vagante del tabellone della post season che in tante preferirebbero evitare al primo turno. Bene, questa è l'immagine di una bella realtà regionale, Carretto, una società prima che una squadra che ha dimostrato di saper fare i miracoli, mi viene da dire, no? Sì, io penso che sia in primis una società che è riuscita a creare un'identità veramente quasi unica, perché noi anche quando l'abbiamo incrociata l'anno scorso con Ferrara portavano dietro una marea di tifosi 400-500 e i custodi controllavano per pulire e si chiedevano se c'era stata la partita prima, per dire anche il livello di educazione del pubblico che segue. È un pubblico che ci abbiamo giocato contro due volte quest'anno, sempre caldo, molto attivo, però mai con cori contro offensivi o comunque contro avversari, perciò già anche quella secondo me è un'identità che è stata data proprio da una società nuova che vuole crescere in maniera sana, sicuramente con un potenziale economico che quest'anno è riuscito a mettere sul campo, perché c'è da dire che comunque ha fatto una squadra che è partita in un modo, ma sono riuscito a mettere e andare su correzioni tecniche di giocatori importanti e ha mantenuto, secondo me, come succede spesso, una linea senza andare in una confusione tecnica con lo staff e con Pillastrini in questi anni, che ha dato sicuramente una solidità anche da un punto di vista di risultati e tecnica sopra forse quella delle aspettative di tanti. Certo, Cividale, no? Esempio vincente per chiaramente un certo budget, una certa possibilità, una certa piazza che sta facendo il massimo. Sì, tra l'altro con grande abilità Michele è riuscito a costruire un consorzio di sponsor, sono più di 200 gli sponsor del territorio attratti da questa realtà, per cui è un progetto che tra l'altro è molto rivolto anche ai giovani, hanno scoperto in questi ultimi, in queste stagioni, queste due stagioni che hanno disputato in A2, dei giovani veramente molto interessanti, li hanno lanciati, non guardiamo però al miracolo, perché sono comunque un'ottima squadra, attenzione, risultati del genere non sono assolutamente casuali, non c'è ora da stupirsi dei risultati che stanno
ottenendo, perché con l'arrivo di Doron Lamb hanno trovato proprio l'equilibrio totale, hanno un fuoriclasse assoluto per questa categoria come Lucio Redivo, che è imprendibile, l'abbiamo visto dal vivo un paio di volte quest'anno, ahimè anche a Cividale. È un giocatore che sai che è il terminale offensivo principale e fondamentale per Cividale, però trova sempre il modo di andare a segnare, che non magari tira male da tre, trova sempre il modo di penetrare, trova sempre il modo di battere in uno contro uno l'avversario, o anche di trovare il canestro incredibile, fuori equilibrio o spettacolare. Per cui hanno la stella, hanno il giocatore concreto, hanno dei giovani strepitosi. A proposito di programmazione, io ho un all-in su Marangon, non so se sei d'accordo. È un giocatore che non fa il professionista perché la mattina va a scuola. Certo. No, a 18 anni la mattina va a scuola, si allena solo il pomeriggio e poi è determinata in campo la domenica. L'abbiamo visto insomma anche per la Trieste, sono quei giocatori. No, assolutamente. È un ragazzo molto interessante. Allora, chiudiamo questa prima parte lasciandovi in compagnia del servizio che presenta quello che succederà venerdì al campetto del Rione di Valmaura dentro le case Ater, riqualificato proprio grazie all'intervento della Pallacanestro Trieste, che vuol investire anche sul territorio, e i campetti di Trieste ne hanno quanto mai bisogno. Un progetto molto importante per la città, per il Rione. Vi lascio al servizio, poi pubblicità, e parliamo invece di pallanuoto con le orchette che hanno disputato la finale di Eurocup. È sicuramente molto importante avere luoghi come questo per una comunità, per i ragazzi giovani, per incontrarsi, giocare assieme, perché è una nuova opportunità. I campetti, i luoghi comuni presenti in città non si rinnovano, sono sempre gli stessi, e soprattutto averne uno così vicino al palazzetto e vicino a casa nostra può essere una cosa molto, molto interessante, un plus, perché speriamo di averli poi anche al palazzo vicino a noi a sostenerci. For Pallacanestro Trieste, it's important to be part of this project because we care about our community. You know, one of the things from our ownership group to Michael to our team, you know, we're all here because we love our community, and we're all here because we want to be a part of a community, and we wanted to set a mark on the community outside of basketball. La cosa bella è che tutti noi capiamo l'importanza di questa faccenda, ma non solo i giocatori, ma lo staff. Ma è bellissima vedere tutti noi qui come famiglia, sentiamo l'importanza di questa cosa. Come GM della squadra mi dà una soddisfazione veramente bello per capire che tutti noi siamo insieme provando a fare qualcosa di importante nella comunità. Questo è un luogo fondamentale per tutta la comunità di questo Rione, è un luogo sicuramente importante per dare una nuova veste, ecco, a questa zona. Penso che Pallacanestro Trieste in un luogo come questo possa portare il gioco di squadra, tutte le cose che caratterizzano lo sport come il basket, essendo da esempio per chi vive in questa realtà, ecco che insieme si possono fare tante cose. Come una squadra bisogna di essere squadra per vincere, così anche a livello di istituzioni, di comunità, ma anche di semplici cittadini, facendo le cose insieme, facendo un gioco di squadra, possiamo essere dei campioni. Per noi sicuramente essere qua oggi è molto importante, perché è un posto comunque tipico dove ci sono tante persone, tante famiglie che ci vivono, e il ruolo della scuola è un po' di cercare di avvicinare attraverso anche queste giornate, questi eventi, questi lavori dei nostri ragazzi, appunto, la scuola e la comunità locale, e quindi credo che questa sia una cosa interessante e molto importante. Allora, l'importanza di creare un luogo come questo, poter riavvicinare le persone che magari non hanno avuto l'opportunità di apprezzare questo luogo. Stiamo cercando di fare squadra e unirci tutti quanti intorno ai ragazzi del quartiere, proprio perché questo campetto diventi un luogo di incontro e di unione e di alternativa sana a quello che può essere un altro tipo di svago. Pallacanestro porta qualcosa di più perché ha una visibilità e ha dei giocatori che possono essere visti come eroi. Sono degli esempi positivi con una grandissima influenza. In particolare i giocatori di questa squadra hanno un patrimonio personale e umano che raramente ho visto, e quindi quando entrano in contatto con i ragazzi e con tutte le persone che hanno incontrato riescono a trasmettere
dei valori importantissimi. Ringraziamo ovviamente Fondazione Pietro Pittini, Don Franz e la parrocchia di Valmaura ed il master, protagonisti di Oltre quella sedia, Canton, Bon Bon. Ringraziamo Ater, ecco, grazie a tutti i nostri partner, sono tutti fondamentali e imprescindibili, senza non si sarebbe riusciti a fare nulla. Ovviamente le finali sono così, o si vincono o si perdono. C'è amarezza, sicuramente c'è fastidio, c'è rabbia, sono mille aggettivi che potrei dire in questo momento, ma l'unico che mi viene da dire è che non siamo riuscite in questa impresa, ci è mancato quel centimetro finale. Questione di centimetri, di momenti, di occasioni che girano nell'uno o nell'altro senso. Questa volta purtroppo il finale è amaro per le orchette. La squadra di Zizza è rimasta a contatto con il Padova sino alla fine, ma dopo aver toccato il meno uno con Cordovani l'aggancio non è riuscito. È stata invece Jacobi a fissare il risultato sull'8 a 10, valso l'Eurocup al Padova. Un peccato soprattutto per il cammino della formazione giuliana, capace di inanellare un record di 7 vittorie e una sola sconfitta nel percorso europeo, purtroppo quella fatale, dopo aver conquistato la finalissima con una strepitosa rimonta in semifinale con le olandesi del De Zan, complice un impressionante parziale di 5-0 nell'ultima frazione e una super Gragnolati. Ci siamo andati vicini, però oggi abbiamo commesso tanti errori, abbiamo peccato soprattutto nella fase offensiva dove c'era poco coraggio nell'attaccare quel tipo di zona, a mettere qualche palla in più dentro, a usare qualche tiro in protezione. L'abbiamo fatto solo nella parte finale dove abbiamo raccolto due rigori e qualche espulsione. Ci è mancato quel pizzico di esperienza in più per vivere questi tipi di partite, però il percorso è stato un percorso ottimo. Ciò che resta in prospettiva del finale di campionato e non solo è la solidità di un gruppo salito al livello delle top italiane che davanti a una Bruno Bianchi gremita in ogni ordine di posto ha lottato fino alla fine. La resa col plebiscito insomma vale come un passo in più per acquisire esperienza in proiezione futura. Ci abbiamo messo testa e cuore e purtroppo ci è mancata forse un po' di cattiveria soprattutto all'inizio e anche un pizzico di esperienza, per molti di noi era comunque la prima finale, ma ora ci è rimasto il rammarico, però dobbiamo essere brave a prendere anche le cose positive da questa finale. Allora, qualche lacrima, un po' d'amarezza, ma anche la soddisfazione di aver conquistato una finale europea per le orchette. Con noi c'è il coach Paolo Zizza, ben trovato coach. Buonasera. E la capitana Lucrezia Cergol, che tra l'altro ha appena rivisto le immagini delle compagne, quel momento in cui insomma vi confortavate a bordo vasca, insomma dà l'idea di quanta unione, quanto affetto, quanto gruppo ci sia tra di voi. Ciao, sì, è un momento un po' così ovviamente perché comunque si esce da una sconfitta, però questo è il bello di avere le compagne di squadra, no? Che ci si sostiene a vicenda e insomma si passano anche questi momenti qua. Certo, quando hai rivisto il gol finale diciamo che hai cacciato un'imprecazione, diciamo così. Sì, sì, tutti i gol per dire la verità, perché poi si rivedono un po' i gol e ti mangi le mani su quello che avresti potuto fare o non fare o la posizione o qualsiasi altra cosa. Ormai è andata e si può soltanto che analizzare, andare avanti e tenere la rabbia per le prossime partite. Coach, un po' di analisi sua l'abbiamo già sentita. Che partita è stata complessivamente? Perché abbiamo sostanzialmente quasi sempre rincorso. Lei diceva proprio prima di iniziare, in queste partite bisogna restare lì, non si può sempre pensare di rimontare alla fine. Banalizzando un po', insomma. È così, siamo stati un po' troppo timorosi all'inizio, soprattutto con poco coraggio nell'affrontare la loro zona molto chiusa. Abbiamo seguito poco il centrale e poco coraggio anche nell'attaccare e nel tirare in porta, però fa parte dell'esperienza. Poi diciamo che nonostante ciò l'episodio ha fatto la differenza a favore del Padova, che è abituata a giocare questi tipi di finali. Era la quarta volta che andava in finale e non era mai riuscita a vincere, ci ha pensato bene questa volta, però sono contentissimo dell'esperienza vissuta, 7 risultati favorevoli, abbiamo perso la finalissima, ma questo è ritengo debba essere un punto di partenza. Questo è un gruppo eccezionale di ragazze serie, volenterose, che sono pronte a sacrificarsi. Sono convinto che da questo punto di partenza, anche se con una delusione di una sconfitta, possiamo mettere le basi per un progetto positivo. Ecco, però è importante questo che sottolineava, cioè il Padova ne aveva perse 3 su 3 in precedenza, sì, quindi come dire, quando arrivi la quarta volta
abbastanza ovvio che giochi in un'altra maniera, ma quando ne perdi tre di fila, insomma, arrivi con una scimmia pesante sulle spalle. Assolutamente sì. Questo è anche un insegnamento, credo. Per questo ci deve essere un punto di partenza, dalle sconfitte, di capire bene come affrontarle sotto l'aspetto emotivo, sotto l'aspetto del gioco, delle letture. Sono tante componenti per una squadra come la nostra, così giovane, che ha affrontato questa finale di Eurocup sostenuto da un pubblico strepitoso. Sinceramente abbiamo fatto tanto, il rammarico è tanto, però dico, dobbiamo uscire a testa alta perché sono state veramente molto brave. Coach, tra l'altro Padova che inizia ad essere un po' indigesto, perché negli ultimi tre scontri diretti, sconfitta in campionato, in semifinale di Coppa Italia e una settimana di fa a Ostia. È solo una questione di esperienza tra le due squadre? Manca ancora quell'attimo di lucidità in alcune situazioni. Ci siamo avvicinati tanto, loro lo sanno, ci rispettano e questo è un grande vantaggio. Prima erano partite che finivano di veramente con 10 gol di differenza ogni volta che si affrontava Padova. Oggi ci rispettano e sono convinto che un futuro Trieste dirà la sua, portando il risultato a proprio favore. Certo, insomma, la vittoria del Padova è forse il miglior esempio per capire che bisogna insistere molto in queste competizioni, perché magari difficilmente la vince la prima volta. Sì, diciamo che Padova è una grande squadra, comunque ha degli elementi di esperienza, per esempio Elisa Querolo, anche altre ragazze che di finale ne hanno fatte, e non soltanto europee ma anche scudetto e tutto. Finale olimpica, assolutamente. Diciamo che insomma di esperienza ne hanno. Noi siamo state la nostra prima esperienza qua, eravamo molto emozionate, era in casa, c'era l'apporto del pubblico che è servito tantissimo. Diciamo che, esatto, come dice Paolo, manca quel pizzico ancora che ci vuole per trasformarsi da una squadretta a una squadra con la S maiuscola. Ecco, Lucrezia, tra l'altro questa partita arrivava dopo un sabato molto importante, perché davanti al pubblico di casa avete rimontato e vinto contro le olandesi del De Zang, tra l'altro con un parziale di 5-0 nell'ultima frazione, che 5-0 nella pallanuoto è come dire, non so, 30-0 nel basket o 2-0 in 10 minuti nel calcio, cioè significa veramente aver fatto qualcosa di molto molto importante. Sì, assolutamente, è stata una bellissima partita e giocata fino alla fine con testa, cuore, grinta, ci aveva messo tutto e anche di più. È stata comunque una partita in cui gli olandesi hanno dominato per la maggior parte ed è stato un ultimo tempo veramente bello da giocare. Abbiamo avuto anche fortuna, per l'amor di Dio, però sì, diciamo che è stato, abbiamo messo tutta la nostra energia sabato, e comunque giocare due partite di fila a questi livelli con questa intensità è comunque uno sforzo fisico molto elevato. Certo, certo, anche su questo, coach, bisogna lavorare, perché ovviamente questo tipo di competizione si gioca con la Final Four e di conseguenza devi saper riuscire a fare un partitone dopo l'altro. No, la gestione delle entrambe le gare deve essere importantissima, per cui anche gestione dei tempi, dei cambi diventa fondamentale, chiaramente, per avere poi giocatrici lucidi. Però sono convinto che abbiamo fatto un ottimo percorso. Come dicevo, alla vigilia di questa Final Four affrontavamo in semifinale una signora squadra, una scuola di pallanuoto come quella olandese, che veramente hanno dimostrato di avere un valore aggiunto. Noi siamo stati bravi con cuore e testa a riuscire a ciuffare questa finale, perché era tanto desiderata, e regalare alla società, al presidente Summer, a sua sorella, questo sogno. Certo, ce l'abbiamo messa tutta, però peccato, ripeto, questo deve essere un progetto che parte dalla sconfitta di ieri, per far sì che questa squadra possa crescere quanto più possibile. Tra l'altro l'aspetto importante è stato quello anche della manifestazione giocata in casa alla Bianchi, la Final Four organizzata proprio dalla società, che ha portato una cornice che insomma non è così facile da vedere nel mondo della pallanuoto. No, questo fa capire l'importanza della società, per quanto è strutturata, per quanto lavoro impiega ogni volta per cercare di creare un evento importante e quanta voglia di crescere, per cui sono convinto che Trieste potrà ospitare tanti di questi tipi di manifestazioni, e noi dobbiamo far sì di farci trovare pronte per portare a casa qualche trofeo importante e regalarlo a questa splendida società. Lucrezia, l'emozione di queste due giornate finali di Eurocup in casa e poi quello che magari vi siete dette negli spogliatoi ancora con la medaglia al collo? Beh, l'emozione è stata grandissima, comunque giocare una Final Four di Eurocup in casa a Trieste credo che non sia mai successo neanche in nessuno sport, soprattutto quello femminile. Diciamo che è stato un onore
ospitarla. Sono stati 2 giorni bellissimi, ce li siamo goduti minuto dopo minuto, ci eravamo ripetute dall'inizio di goderci ogni secondo, perché comunque ci sono cose che potrebbero non ricapitare più anche nella vita o anche insomma nella carriera paranotistica. Certo. Quindi diciamo che ce la siamo godute, è andata come è andata sicuramente, però noi ci prendiamo tutte le cose positive, ci siamo fatte forza tra la squadra. È ovvio che quando arrivi secondo è sempre difficile poi dirsi andrà tutto bene o una cosa o l'altra, però l'unica cosa che si può fare è starsi vicini, anche perché, ripeto, non abbiamo tempo per lamentarci o piangerci addosso, perché mercoledì giochiamo il campionato. Quindi diciamo che l'unica cosa che può farci crescere è la rabbia da questa partita, portarcela avanti, portarcela alle prossime partite e insomma la prossima finale sicuramente sarà in un altro modo. I precedenti di Coppa nello sport triestino erano nell'hockey in line maschile, una finale di Coppa Europea, e poi bisogna andare agli anni 90, la Stefanel di Boscia Tanevic che perse in finale con il PAOK Salonicco. Quindi speriamo in ambito femminile che le Orchette possano portarci ad altre finali. Intanto, guardando avanti, mancano 3 partite alla fine della regular season, c'è ancora da conquistare la qualificazione alle semifinali, sicurezza. Sì, assolutamente sì, diciamo che mercoledì abbiamo già una partita molto importante, perché è un campo un po' ostico, il campo di Bogliasco, e sappiamo che comunque Bogliasco è una squadra preparata, è una squadra grintosa, fatta di giovani, quindi bisognerà arrivare là, diciamo soltanto, ripeto, prendendo la rabbia di queste partite e trasformandola nel campionato, perché insomma il campionato è ancora lungo. Ecco, poi invece sabato 20 aprile coach alla Bianchi arriva all'Orizzonte Catania, campione d'Italia in carica, tra l'altro in un orario insolito, 13:30, si gioca a pranzo contro le tricolori. Sì, ma abbiamo questi ultimi 3 appuntamenti molto importanti proprio per riuscire a raggiungere la fase dei playoff, ma affrontiamo già mercoledì una partita molto importante. Come diceva Lucrezia, abbiamo la necessità di recuperare le energie fisiche, ma soprattutto quelle mentali, per farci trovare pronte e vivere giornata dopo giornata per cercare di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello dei playoff. Ultimo turno di regular season il 27 aprile a Genova con la Locatelli. Per i playoff, da quello che so, bisogna tenere a distanza la palla, cioè servirebbero 6 punti nelle prossime 3 partite? Sì, con la speranza che il Rapallo non faccia punti poi a Roma, però l'importante è che noi facciamo i nostri 6 punti per avere la differenza reti a nostro vantaggio, quindi in caso di parità e scontri diretti siamo in vantaggio, per cui prenderemo la 4ª posizione, ma ripeto, passo dopo passo dobbiamo essere concentrati per mercoledì, che è la partita più difficile, ma sotto l'aspetto mentale, perché veniamo fuori da una sconfitta e, come diceva Lucrezia prima, questa sconfitta deve servirci per maturare velocemente e affrontare queste partite con grande determinazione e portare a casa un risultato importante per noi. Anche perché praticamente giocate 4 partite in una settimana. Sì. Quindi insomma, bisogna anche recuperare tutte le energie possibili. Intanto da parte nostra un grande abbraccio anche a tutte le compagne di Lucrezia, a tutto lo staff delle Orchette, che comunque sono arrivate a un traguardo molto molto importante, e vi ricordo l'appuntamento in casa del 20 aprile, cioè sabato 13:30 con le campionesse d'Italia del Orizzonte, se volete andarle a vedere alla Bruno Bianchi. Per il Caffè dello Sport per questa sera è tutto, restate con noi, restate su Tele4. Ciao! In collaborazione con Passano gli anni e le mode cambiano, ma i tuoi gioielli in oro, argento e le pietre preziose hanno sempre il loro valore, e questo mese ancora di più, perché la Gioielleria Monte Carlo li ritira con un 5% extra sulla valutazione e pagamento immediato. Gioielleria Monte Carlo, via Ghega 19, di fronte al Conservatorio Tartini a Trieste. Onoranze funebri alla Barda.
Da oltre 20 anni siamo vicini alle persone con gentilezza, sensibilità e professionalità. Scegli chi ti guida e sostiene in tutte le fasi, tenendo conto delle tue esigenze e nel rispetto dei tuoi cari. Per informazioni chiama il numero 040 77 30 77. Onoranze funebri alla Barda. Accogliere, onorare, custodire. Vecta SRL opera dal 1995 nelle province di Trieste e Gorizia. Ci occupiamo dell'installazione e manutenzione di climatizzatori, caldaie, pompe di calore e pannelli solari. Vecta SRL installa e manutende i prodotti Riello, Viessmann, Fuji Elettriche e Hitachi. Contatta solo i migliori. Contatta Vecta SRL